oggi sono uscite le magliette e felpe del tacchino. Quindi vi lascio il link in descrizione, vi metto il link dappertutto, scrivete il sito, cazzi e mazzi, chi lo voleva se lo andate a comprare, costano il meno possibile. Vi lascio il video, bello. Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati nel mio canale e io sono Lucas. Sono qua oggi con un video un po' freestyle, diciamo, perché non avevo niente da fare oggi, allora ho deciso di portarmi avanti con qualche motocross. Vabbè, comunque sì, oggi parliamo finalmente dei motori 125, però ovviamente io ve ne parlo a modo mio. Di sicuro non starò qui a elencarvi le schede tecniche, quelle ve ne andrete a leggere voi, partendo dal presupposto storico che è l'eliminazione dalla circolazione dei motori due tempi 125 quasi totale. Si spiega l'avvento dei 125 quattro tempi e della loro super diffusione attuale. La differenza sostanziale tra questi due motori sono le prestazioni, in quanto un motore 125 due tempi può sviluppare, a detta delle case, precisamente quasi 36 cavalli, mentre un motore 125 quattro tempi al massimo ne fa 14.9. Un'altra differenza sostanziale di questi due motori è la manutenzione, in quanto su un motore 125 due tempi, dai però, Dio povero, capisce un cazzo. Siccome un motore 125 quattro tempi, allora di manutenzione non c'è un cazzo, perché non c'è un cazzo. Massimo farete l'olio motore. Su opposto invece il motore 125 due tempi esige manutenzione, a parte l'olio del cambio ogni 2000, quello che volete, chilometri, vanno fatti pistoni, biele, eccetera, che io ora non penso proprio vi starò ad elencare, in quanto li trovate precisamente sui siti delle case o comunque sia su internet, ce n'è di tutte. Un'altra cosa importante sui motori due tempi è la fare la miscela, e l'olio non è gratis. Abbiamo oli che vanno dai 10 ai 30 euro, per cui diciamo che per far fuori un litro di olio non è che ci mettete molti litri di benzina, però ecco, non è che dovete fare un litro di olio ogni 10 minuti, però sono sempre soldi che escono, in base ovviamente all'olio che mettete. Un'altra differenza sostanziale sta nei consumi. Su due tempi i consumi vanno generalmente dai massimissimo 15-20 ai 10 km per litro. Su quattro tempi invece una cosa fighissima è che il benzinaio lo vedete una volta ogni tanto, perché questi motori di benzina ci usano davvero poca, e si parla dai 30-40 km al litro. Ragazzi, se 30-40 km al litro sono tanti, non li fate neanche con una macchina. Quindi il benzinaio lo vedrete solo una volta ogni tanto. Un'altra differenza, che è praticamente l'opposto, sta nella cura che dovete avere in un motore del genere. Io in prima persona vi posso dire che se spaccate un due tempi, e non ci vuole tanto a spaccarlo perché l'ho spaccato anche io, costa caro. Un motore 125 due tempi ha bisogno di cure quali temperatura del motore, non tirare a freddo, non lo far scaldare troppo, far sempre bene la miscela, tenerlo sempre carburato bene, se siete magri sono cazzi vostri. Non andare in giro troppo grasso, perché poi vi si incrostano i cuscinetti, come me. Dai frate, mischia quel cocktail, oh, che sono le tre di notte, oh, tutti con le facce. Un'altra differenza è che le moto due tempi costano molto, ma molto di più. Per esempio, io la mia l'ho pagata 5.500 euro e di solito un quattro tempi costa meno. Certo, ci sono anche quattro tempi con componentisti, con componenti migliori,
tra ciclistica, impianto frenante, così, che allora giustamente costano la stessa cifra. Però prendete in considerazione un due tempi, uno dei migliori due tempi, se non il migliore per quanto mi riguarda, quindi il TM, andiamo a vedere che costa dai 7,2 in su. E 2.000-3.000 euro fanno molto comodo. La penultima cosa che vi dico prima di concludere il video è che i due tempi non sono tutti uguali, perché abbiamo i due tempi street e racing, che sono due tempi sì, però motori completamente diversi. Per esempio, prendiamo ad esempio la mia, è una 125 due tempi street, con la quale si va, ma da originale va come un quattro tempi, mettiamola così. Se prendete due tempi street vuol dire che la dovete lavorare, perché se no non ha senso, e se lo voleste tenere originale sarebbe solo un dispendio di soldi. Invece abbiamo i due tempi racing, abbiamo i due tempi racing, e quindi sono moto già pronte così come sono, e da originali si dice che facciano i peggio cavalli, però è tutto da verificare. Quello che vi consiglio io è che se volete prendere un due tempi e non avete necessità di andare spesso in due, vi consiglio di prendere un due tempi racing, in quanto vi darà molte più soddisfazioni, non vi costerà da preparare, e sono comunque sia motori ottimi perché sono fatti bene, studiati come Dio comanda. Se invece come me avete necessità di andare spesso in due persone e magari non avete un budget così ampio, vi consiglio, come si vede bene da qua, vi consiglio di prendere una street, anche se poi a lavorarla pagate un bel po'. Diciamo che i due tempi per fare viaggi di oltre 200 km massimo, cioè poi ovviamente ognuno può fare quello che vuole, perché magari non gliene frega, nel senso riesce a sopportare, guarda questi vanno in contromano, Dio voglia. Uno, due tempi lo può usare anche per i viaggi, però ecco, se avete intenzione di fare spessissimo viaggi oltre i 200 km, mettetevi in conto magari di prendere un quattro tempi che vi conviene. Il mio consiglio invece per un quattro tempi è un Fantic, perché il Fantic è secondo me è più bello per i motard, è più bellino, è raffreddato a liquido, è bellino, ha già anche la V-Face che fa paura, per cui il mio consiglio è quello. Se invece vi piacciono più le naked, vi consiglio il Duke, perché il Duke, ragazzuoli, ha delle forcelle decenti, le VP, dopodiché ha disco da 300, pinza 4P, mono VP, quindi di ciclistica, impianto frenante, è di base già migliore della mia. Per cui se vi piacciono le naked, quello è buono. Vi ricordo, acquistate le maglie, perché chi non acquista le maglie è un tacchino. Vi ricordo di lasciare mi piace, iscrivervi, commentare, e vi ripeto ancora, condividete i video, perché sennò vi vengo a prendere. Bella.